Buongiorno ragazzi, come vedete in GTA 5 online è arrivata la neve, sono arrivati i razzi pirotecnici, regali a dismisura. Siamo qua nel mio sottomarino che per tutti quelli di voi di YouTube non vi ho ancora fatto vedere, ma tutte le altre novità le possiamo trovare su Legendary Motorsport con la Grotti Italy RSX. Finalmente ragazzi abbiamo la nuova Ferrari Mega Galattica che si è utilizzata in una preparazione di Caio Perico qui raga, quindi trazione integrale, tiene la strada in una maniera impressionante e noi ci accingiamo a comprarla, ordiniamola e la mettiamo nella Greenwich Parkway comprata, mentre su Southern San Andreas ragazzi abbiamo la Grotti Brioso 300, un altro d'incavetto modern, mentre il Classic, se avete prestato attenzione ai miei social, fino a un paio di giorni fa era gratis, adesso invece lo pagate 900.000 e questo $1 milione, ma noi raga la macchina di Lupin la compro immediatamente, immediatamente. Andiamo da questa senza schiantarci. Guardate che bella Los Santos. E per la prima volta raga la neve su GTA con la PlayStation 5, e non sto vedendo rallentamenti. Di solito quando c'era la neve laggava parecchio. Ed eccoli qua i membri della Crep che sfoggiano i loro miliardi e miliardi già con le auto nuove qui. Ma adesso arriva anche la mia, arriva anche la mia. Eccola qui ragazzi, eccola qua. Andiamo a fare la gang della 500. Oh, steccato subito così. Prestare la massima attenzione in strada, raga. Bip, 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 bip. Guardali qua come sfoggiano. Speravo che si aprisse anche il tettuccio, raga, però va bene anche così. Quindi direzione Los Santos Custom, veloci, veloci. Dentro, va che bello il tachimetro così, raga. 70. Vara come derapa, non tiene minimamente la strada. Posteriore. Avanti, avanti, avanti. Voglio fare le rapine con questa. Inguidabile. Però per zero soldi, raga, ne vale la pena assolutamente. Quindi scatta la modifica nel periodo natalizio. Quindi ripara veicolo, armatura 40%, carrozzeria, rimuovi carta rifrangenti a lato e rifiniture. Ok, e rimuovi tutto. Come rimuovo tutto? Ah, anche sotto le minigonne. E dietro? Ma dietro non c'è niente. La macchina di Lupin ha tutto quanto, tranne il pezzo cromato sul cofano, da quello che ho visto. Quindi per ora lasciamo tutto e vediamo poi con la mia modifica che farò come sarà il tutto. Paraurti anteriore. Rimozione. Senza nulla, sembra che ha senza denti. Fa schifo. Di base, così, sembra che ha un dentone davanti e basta come i conigli. Classico, senza targa. Retro, con la targa così piccolina. Darelli, bellissima. Beh, insomma, seconda da rally Mega Galattica e quest'altra rally de Paleto Bay. Questa qua direi che è quella che ci piace di più, perché questa qui ha troppe cose, raga. Teniamoci questa. Paraurti posteriore, rimozione. È bella il dietro, senza nulla. Di base, così o retro? No, io farei senza nulla. Guardate che bella che è. Molto pulita, molto molto pulita, mi piace. Poi abbiamo motore, blocco motore a 6 cilindri. Cos'è sta roba? Mettiamo un 6 cilindri dietro. Regolazione motore livello 4. Marmitte doppia. Ah, vedete, sia a destra che a sinistra. Poi abbiamo queste cromate solo a destra. Doppie cromate. Darelli con la cosa bellina. Fiammantibus, come sei? Ma sì, dai. Sinceramente mi aspettavo il motore aperto, come sono le vere 500 quando ti modifichi il motore. Dai, il Fiammantibus ci può stare. Poi abbiamo i parafanghi, arcate in plastica, anche no, arcate in carbonio. Lasciamo perdere per un attimo i parafanghi, andiamo nei cofani, perché abbiamo il portapacchi, bellissimo, portapacchi e bagaglio aperto. Eccolo, eccolo. Io dico una cosa e la Rockstar, ragazzi, crea le modifiche e da gara. Bellissimo questo. Esageriamo brutalmente. Facciamo macchina Lupin per Beastard. O com'è che si fanno le features? Il clacson direi opportuno. Le luci le vedremo dopo. La livrea, vediamo un po'. Strisce nere, anche no. Strisce bianche, no. Abbiamo la grotta
Totti, che è laterale, molto pulita tecnico-tattica, la Gasoline, la Racing, la Tires, poi abbiamo la Paul 69, la Raggarum, la Atomic e come ultima la Total Ride Motors. Devo dirvi che mi fa una più schifo dell'altra. L'unica potrebbe essere questa, Grotti, molto pulita sotto così. Verniciatura Tettucci, buono, integrale tutto quanto, decappottabile. Mamma mia che top raga, però è una macchina questa racing, l'abbiamo fatta. Colore 1, integrale colore 1, decappottabile colore 1 in carbonio con il pezzettino dietro anche così, nah, non mi piace. Tutto integrale in carbonio, decappottabile in carbonio, portapacchi coi bagagli, what? Tutta così integrale decappottabile come nella reality, che nella realtà la 500 esiste anche così e costa una fucilata ed è molto molto rara, che adesso non mi ricordo il nome esatto. Se la faccio così raga qualcuno si triggerà male brutalmente, ma è bellissima così. Proviamo a metterla decappottabile colore 1, anche se è bellissima tutta chiusa, davvero Lupin. Oppure era da fare anche così perché è veramente speciale, non esiste nessun'altra auto nel gioco che è uguale a questa, tutta decappottata così raga, esagerata. Strisce parasole, colore 1, colore 2 e in carbonio. Direi che le strisce parasole la evitiamo perché altrimenti raga non si vede niente. Le sospensioni da racing, top, guarda quanto la abbassano. Trasmissione da gara, bagagliaio, colore 2 o in carbonio? No, se mettiamo colore 2 poi viene una cosa particolare. Vabbè, proviamo raga, poi vedremo. Il turbo lo mettiamo. I finestrini limousine, mamma mia che aggressiva che è venuta questa. Poi cosa abbiamo? Basta, quindi ci andiamo a mettere le ruote, le facciamo dopo raga. E quindi adesso scatta la mia magia. Abbiamo finito le modifiche apportate a questa 500 Lupin per Beastard, sono completate, l'abbiamo fatta molto aggressiva, molto potente, con dei cerchi neri, con il singolo dado come in Formula 1, con il bordino rosso che riprende la pinza rossa, striscetta sotto Grotti, scarico così, con anche il motore giallo, doppio scarico dietro, molto molto aggressiva. Ma poi voglio divertirmi a modificarla anche in un altro colore. Per ora usciamo così sulla neve, qua c'è già la gente che si spara, molto bene raga, bellissima. E le luci funzionano tutte e sono già mezze gialle, potremmo andare addirittura all'Arena War a metterci proprio la luce gialla gialla gialla. Bellissima, guarda come derapi. Esagerato raga, la neve, la neve. Derapone, derapone, guarda come la tiene. Non la tiene più. Livello officina. E adesso che siamo nell'Arena War, luci, fari, e abbiamo i fari blu, bianchi, così. Ma non mi cambia i faretti quelli extra raga, perché questi sono gialli. Proviamo a metterle gialle, vediamo quanto costano, 51.000. La mia idea se no era fare il pezzo sopra nero e il pezzo sotto giallo, ma siccome abbiamo messo il giallo racing metallizzato viene anche tutta la perlescenza nel colore secondario così, e non è proprio bellissima. L'altro giallo è un giallo di più sull'arancione e non mi piace tanto. Non è giallo, è arancione questo, raga, non sono daltonico. Questo è arancione, non è giallo. Questo è giallo. Sarà che ho il nuovo monitor e quindi i colori sono molto saturi, ma luci gialle su giallo. Raga, fatemi vedere le luci. Va che bordello i membri della crep con le auto nuove. Bellissimo, guardate, giallo così e giallo anche quelli sotto, ma nella modifica non me li metteva. O sono quelli gialli scrausi che abbiamo visto prima? Simeon, basta! Esagerata la macchina di Lupin. Adesso finalmente ho il mezzo definitivo per andare a fare le rapine. Quindi direi di non dilungarmi troppo, raga. Se io esco, che qua ci sono troppe luci, non si capisce una mazza proprio niente di niente. Voi come l'avete fatta? Grigia e rossa, bella anche questa, raga. Spegnete i fari. Bella anche questa 500 con le gommazze proprio da sterrato fatte apposta per la neve. Mi piace. Prendetela perché è gratis.
divertitevi e taggatemi su Instagram e fatemi vedere come avete voi modificato la macchina. Tutta rossa anche non è male, quindi qua da Bistard è tutto per questo video di divertiamoci con le modifiche. Per oggi è tutto quanto, io vi saluto, vi ringrazio, like, commento e ci vediamo nel prossimo video.